Cesaroni illude gli altomolisani dopo una manciata di minuti, ma la reazione dei teramani non si fa attendere e prima della mezz'ora arriva il pari a firma di Ranieri. Poi nella ripresa la stoccata degli ospiti con Belloni per il definitivo 2-1 che consegna all'11 del tecnico Alessandro Bruno i 3 punti sul rettangolo di gioco del Filippo Di Tella. Al Vasto Girardi non resta che un pugno di mosche in mano. Ultimo posto in classifica, peggior attacco del girone con sole 3 reti all'attivo e peggiore difesa, perforata sin qui 12 volte. Per la formazione di casa l'inizio era stato più che confortante. Cesaroni raccoglie l'assist di Fontana indisturbato, gonfia la rete per il momentaneo 1-0. A metà tempo lancio in profondità di Fontana, Cecuzzi non riesce ad impattare il cuoio dinanzi al portiere ospite Curtosi. Il Vasto Girardi sembra padrone del campo ma si fa sorprendere da Belloni, servito dall'assist di Marrancone. Nulla da fare per Cerroni, gli abruzzesi pareggiano il conto al 28esimo. Nel finale di tempo un'azione per parte prima del ritorno negli spogliatoi sul parziale di 1-1. L'inizio della ripresa è ancora per i molisani che però si divorano il nuovo vantaggio con Fontana dinanzi alla linea di porta. Il notaresco non sta a guardare, infila ancora la retroguardia gialloblu al quarto d'ora. La rete di Belloni al termine di una pregevole trama. In svantaggio il Vasto Girardi alza il baricentro e tenta il tutto per tutto, ma né Cecuzzi al 25esimo che Ferrara al 40esimo riescono a superare l'attento Curtosi. La panchina del tecnico locale Alessio Bifini traballa, ma al momento nessuna decisione è stata presa dalla società per un eventuale cambio di rotta. Per il notaresco, terza vittoria nel torneo, a 4 punti dalla vetta, e la possibilità di sfidare in casa domenica prossima il Fossombrone, una delle battistrada del raggruppamento, assieme alla San Benedettese e al Chieti.